ad Ercolano. I marittimi di Torre del Greco e di Ercolano si sono uniti in un comitato di lotta per rivendicare lavoro e diritti. Ai microfoni di TV City Vincenzo Accardo, sempre in prima linea per il comparto marittimo. Che fra poco arriverà d'estate e tante persone come Torre del Greco e Ercolano si vanno a dormire sulle spiagge per cercare un piccolo imbarco, ma ci sono dalla legge, va rispettata la legge 3098 e dobbiamo imbarcare i marittimi italiani, e dico una cosa ai sindacati, non siamo più il vostro bancomat. Una denuncia forte, quella partita oggi da Ercolano, dove è nato il movimento spontaneo dei marittimi. Si avvicina la stagione estiva e per accaparrarsi un imbarco i lavoratori si accampano sulle spiagge. Unisce perché dobbiamo dare una sola voce. Ora basta, perché i marittimi stanno in sofferenza e ci sta chi è che veramente non si può portare quel pezzo di pane a casa. Quello che viene calpestata la dignità, che l'ha detto il Papa Francesco a Napoli quando è venuto in questi giorni. Allora oggi siamo qui con Ercolano per organizzare i debum per andare a Roma. Una crisi, quella del comparto marittimo, che va avanti da anni. I lavoratori non si sentono tutelati e preferiscono organizzarsi autonomamente per far sentire la propria voce. Il sindacato con la legge 3098 prende più di 10 milioni di euro dai filippini, da una quota di servizi. Ora basta sindacato, la dovete finire e dovete vedere davvero la voce delle persone, dei figli, delle mogli, dei nonni, quelli che vogliono lavorare, quelli che non trovano niente. Dove devono andare? La legge esiste, perché non la controllate? Prossima tappa della mobilitazione sarà a Roma. Facciamo dei corsi, portateci tutti, 6 mesi di corso alberghiere, 6 mesi di operaio frigorista, e noi con questi 30 milioni di euro facciamo questo. Invece loro cosa vogliono fare? Li vogliono prendere per pagare gli all'IVA 650 euro. Questo è inaccettabile, qualcuno si deve svegliare, e questo è solo un inizio per noi. Attenzione, è solo un inizio, non ci fermerà nessuno. Noi il 31 dovevamo andare a Roma, tra oggi e domani uscirà la data ufficiale per andare a Roma, che abbiamo visto i problemi di allupo allupo che è successo adesso. E arriva dal leader regionale del PD, Mario Casillo, l'invito ad unire le istanze territoriali per arrivare alla manifestazione di Roma più compatti. Ad affiancare i marittimi di Torre del Greco ed Ercolano, oggi riuniti al MAV, anche Mario Casillo, leader regionale del PD, pronto ad abbracciare le istanze dei lavoratori. È un grido forte, è un grido che necessita assolutamente di un interessamento e di un impegno. Abbiamo tra Ercolano, Torre del Greco, nell'Interland migliaia di persone che vivono di questo comparto e che oggi vivono un momento di sofferenza vero. Li ha incoraggiati ad intrecciare le loro richieste con quelle dei colleghi di altri territori in modo da arrivare a Roma più forti e compatti. E meritano che queste proposte vadano all'attenzione del governo nazionale, perché credo che ci siano tutti i presupposti per poter contribuire e con qualche modifica normativa far sì che si possa alleviare il dolore di queste persone, anche se contemporaneamente è necessario il rilancio del settore, e questo lo si può fare attraverso tutta una serie di interventi, anche attraverso una serie di interventi regionali che speriamo, diciamo, di poter fare in questo caso noi direttamente come regione da qui a breve.